Io sono Gerardo Biella, sono docente di fisiologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pavia e sono qui come responsabile del progetto di crowdfunding, come vedete, la cura in una cellula, cellule staminali contro le malattie neurodegenerative. Entrerò poco nel dettaglio, nell'argomento, vi invito già il 15 di dicembre. Faremo la giornata conclusiva di questo progetto che è in piattaforma da settembre 2017. La mattina avremo tutta la mattinata con le scuole di Pavia interessate, il pomeriggio faremo un seminario con rinfresco annesso. Durante il seminario farò un po' lo stato dell'arte sulle malattie neurodegenerative e quello che sta bollendo in pentola con le cellule staminali. Malattie neurodegenerative, penso che le conoscete tutte, comunque le più diciamo famose sono l'Alzheimer, la SLA, malattia di Parkinson, noi ci occupiamo di finora di malattia di Huntington in collaborazione con il gruppo di Elena Cattaneo qui dell'Università di Milano. Bene, malattie neurodegenerative che purtroppo la maggior parte di queste non hanno cura ad oggi e quindi sono un grossissimo problema non solo dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista socio-assistenziale. E pensate che il budget, mi dicevo, ho sentito una relazione del dottor Melazzini qualche anno fa quando era assessore della regione, diceva che il budget che è riservato diciamo, alla cura e all'assistenza di questi pazienti è il più alto di tutte le patologie, anche di quelle cardiache. Bene, noi ci occupiamo, dicevo, di una patologia specifica e come è nato la volontà di salire in piattaforma? Bene, ritornando da un congresso a Boston, un congresso che ha avuto un ottimo riscontro presentando i nostri dati e guardando un po' i finanziamenti che abbiamo ottenuto, ci hanno detto adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare avanti, non possiamo fermarci. E abbiamo saputo che da poco tempo l'Università di Pavia aveva organizzato questa piattaforma, abbiamo deciso di aderire, abbiamo presentato la nostra proposta, è stata accettata e quindi siamo saliti anche noi in piattaforma. Siamo saliti in piattaforma e quindi diciamo che è stata strutturata bene perché noi proponenti ci sentiamo in qualche modo tutelati perché dietro di noi abbiamo la nostra istituzione che è un'istituzione riconosciuta e allo stesso modo vengono tutelati anche i donatori perché dietro di noi c'è sempre l'Università di Pavia. Bene, quindi partiamo, cosa decidiamo di fare? Beh, dobbiamo organizzare gli eventi, ci mettiamo, partiamo in quattro. Perché essenzialmente io, il collega Mauro Toselli e due ragazze, una appena rientrata da Yale. Organizziamo gli eventi con lo scopo principale, quello di raccolta fondi, ma ci siamo immediatamente accorti che quello non è l'obiettivo unico, quello è un obiettivo, ma in parallelo doveva esserci la divulgazione scientifica, innanzitutto verso la popolazione, verso le scuole e quindi il nostro programma di eventi prevedeva sia eventi divulgativi sia eventi ricreativi che sono quelli poi diciamo che portano fondi. C'è stato un ministro qualche tempo fa diceva che con la cultura non si mangia, in parte ha ragione nel senso che negli eventi divulgativi la raccolta fondi è veramente limitata, però il beneficio che ha la popolazione lo si vedrà nel tempo e quindi devono essere assolutamente fatti.